Oh, ma la tribuna allora com'è andata? Cioffeca, sono stato bravo. Avrei voluto dire mille cose, ma non le ho potute dire. Ero troppo emozionato. Poi un'atmosfera così triste, con quei personaggi, col funereo accanto, un formigone, con quella boria. E poi parlano tutti delle nostre stesse cose, ci hanno copiato tutti i programmi. Senti parlare Formigoni, parla di mobilità, di energia, parla Agnoletto e parla sempre di mobilità, energia, sempre delle stesse cose. Ci stanno copiando i programmi, noi da 5 anni che diciamo queste cose e adesso loro praticamente insistono su queste cose. Ma sei da 15 anni che stanno governando, ma porca miseria, da 15 anni, ma se volevano farle perché non le facevano prima? Invece, niente, è così. Queste tribune politiche sono un po' tristi. È 2 minuti e mezzo. Volevo dire tante cose, non sono riuscito. 2 minuti e mezzo. Spero che la gente abbia capito che sono una persona normale, una persona comune, e non il politico di professione come tutti quelli che erano presenti in quella sala. E che non ero lì a cercare voti. Perché il nostro obiettivo non è cercare voti. Il nostro obiettivo è parlare di 5 stelle, acqua pubblica, energia, mobilità, connettività, sviluppo. Noi di queste cose vogliamo parlare, e non di antipolitica. Poi accanto avevo una salma, dall'altra parte un'altra salma. Sono vecchi, sono finiti ormai, hanno finito la loro storia. Ho l'impressione che queste elezioni prenderanno una bella batosta, a tutti i politici. Forse non vinceremo, ma una batosta la prenderanno tutti e capiranno che è finita, per loro è finita. Oh, ma ci sali sul canotto. Sulla barca sto prendendo un motoscafo. Un bel motoscafo. Ma secondo te mercoledì piove? Mercoledì piove perché si dice piove governo ladro, quindi Tutti col canotto. piove governo ladro. Ma non è previsto sole, no? Non so, il sole lo porterà a Beppe. The predator on the skin. I know your dream would be the.